Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà le più grandi di queste, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre si è glorificato nel Figlio. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo in chiusura del mese di maggio dedicato alla Madonna e per questo meditiamo su un particolare rapporto di Maria con gli angeli, così come si vede in tante apparizioni mariane, in particolare l'apparizione a Ghiaia di Bonate. Siamo a 75 anni da questa apparizione. Avete qui la Madonna di fianco a San Michele, questa Madonna che appariva e voleva essere raffigurata così, come una sposa, una madre, che tiene tra le sue mani due colombi che sono simbolo degli sposi e lei custodisce l'amore, l'unione degli sposi e della famiglia, la regina della famiglia. Gli angeli fanno parte molto spesso della corte regale che accompagna la Madonna nelle sue apparizioni. Proprio a Ghiaia di Bonate la Madonna appariva spesso circondata da piccoli angioletti, perché questa raffigurazione era adeguata alla conoscenza, all'immaginazione della piccola veggente Adelaide di 7 anni. Erano 8 piccoli angeli, gioiosi, amorevoli, come li descrive Adelaide, bellissimi bimbi alati, vestiti 4 di rosa e 4 di azzurro, come i maschi e le femmine che Adelaide vedeva quando nasceva qualche bambino o qualche bambina. La Madonna con gli angioletti appariva dunque bella, maestosa, felice, proprio come una mamma di quel tempo, siamo nel 1944, alla fine della guerra, una mamma circondata da tanti figli piccoli, da tanti bambini. La media del tempo dei figli in una famiglia era di 6 figli. Qui erano 8 angioletti, mettiamo più 2 di generosità. Oggi abbiamo tutti sotto gli occhi la visione di un calo di questa natività, un calo a volte drammatico. Anche nelle nostre zone della Brianza si è passati a 3 figli, adesso si arriva a 2, adesso si arriva anche a 1 figlio. Io vengo da Milano, 25 anni fa, mi ricordo, l'oratorio era pieno di figli unici e di figlie uniche. Ed è forse un'epidemia che si trasmette dalle grandi città anche in provincia, qualche volta anche 0 figli. Ecco, allora io penso che il primo messaggio mariano e angelico di questa apparizione mariana è proprio questo: la Madonna ama stare con i bambini, ama e vuole e benedice le famiglie numerose.
desidera le case cristiane animate da tanti figli che sono una benedizione di Dio, una grazia di Dio, famiglie allietate dagli angeli dei bambini, quei bambini, dice Gesù, i cui angeli vedono sempre il volto del Padre Celeste. E a lui continuamente cantano, dice la Scrittura, santo, santo, santo. È il canto degli angeli, è il canto dei bambini, nelle nostre famiglie. San Bonaventura dice che gli angeli nei cieli, anche la Madonna, cantano santa, santa, santa. Maria, genitrice di Dio, sempre vergine. Questa sua esperienza mistica è molto bella. Gli angeli che in cielo santificano sia la Santa Trinità, santo, 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 sia la Madonna, santa, santa, santa. Tra le tante crisi della famiglia di oggi, che la Madonna, regina della famiglia, voleva che fossero evitate, c'è anche questa, la drastica riduzione nei figli, nelle famiglie, ecco, quasi una specie di scomparsa dei bambini nelle nostre case, la prevalenza di una cultura contraria alla fertilità, ostile e ostacolatrice della fecondità, una situazione economica e politica difficile per la maternità e per la paternità, fino alla pratica dell'aborto, alla legalizzazione dell'aborto, l'esaltazione della donna che rifiuta la maternità. Santa Geltrude in un'apparizione ha chiesto alla Madonna come gli angeli in cielo festeggiavano la sua natività. E la Madonna, con sorpresa per la santa, ha risposto ricordando non la gioia del giorno della nascita, ma la gioia, la lode, il servizio, l'influsso salutare degli angeli e degli arcangeli nei 9 mesi durante i quali lei si è sviluppata fisicamente, spiritualmente, psicologicamente nel seno materno di Anna, la mamma di Maria. Una natività quindi durata 9 mesi nella gioia e con l'aiuto degli angeli. Quindi la Madonna vuole che noi comprendiamo la grande importanza dei 9 mesi di maternità. Io penso che più o meno nelle vostre famiglie siete a contatto di questa bella esperienza, o perché siete voi papà e mamme, o perché i vostri nipoti, le nipoti, ecco. Nella parentela c'è sempre qualche bell'annuncio di una natività, di una maternità. Questi 9 mesi sono chiamati un periodo mirabile della vita, non il periodo oscuro della vita. I pedagogisti cristiani lo chiamano periodo mirabile, vuol dire che forse il periodo più importante della vita, anche se nascosto nel seno materno, perché dicono in esso si verifica il miracolo educativo. Bello questa espressione, periodo mirabile della vita e miracolo educativo, soprattutto il miracolo educativo cristiano, religioso, morale. Però mi sembra che non c'è molto questa coscienza. E quando io sento tante mamme che si lamentano dei loro figli che si comportano in un certo modo o che magari hanno anche qualche problema psicologico o anche fisico piuttosto grave, e io chiedo sempre, ma quei 9 mesi lì come li hai passati? E quando poi mi dicono di traumi, di situazioni terribili, di stress, o di litigi, o di incomprensioni, di sofferenze, di malattie magari anche, eccetera, eccetera. E adesso ti lamenti, non so, forse non è stata certo magari sempre colpa tua, ma un po' di prudenza in quei 9 mesi, non potevi evitare queste cose. Nei 9 mesi uno deve stare serena, tranquilla, deve coltivare i sentimenti più belli della vita, più positivi, perché il bambino si nutre non solo del sangue della mamma, ma di questo
vita psicologica, di questi sentimenti, questi pensieri belli della mamma, allora sì che nasce un bambino, una bambina stupende, serene, tranquille, sane nell'anima e nel corpo. Il bambino nel seno materno assorbe nel suo inconscio, in un modo straordinario, assorbe soprattutto la fede e la pratica religiosa della mamma. E questa pratica, questa fede resta incancellabile e lo rende il bambino capace di intendere il soprannaturale, i concetti religiosi, i valori, le esperienze della preghiera e della fede. Potete fare tutto il catechismo che volete, non serve, lo vediamo. Il vero catechismo la fa la mamma, quei 9 mesi lì, è lì che lo insegna il bambino a pregare, perché lei prega, perché lei crede, perché lei pratica. Ecco, quando una mamma è così, lei è la vera catechista, e questi sono i mesi più importanti e fondamentali. Potete fare tutto il catechismo, tutte le ore che volete, tutti gli anni che volete, ma non eguaglia mai quello che invece può insegnare una mamma, soltanto con la sua esperienza religiosa in quei 9 mesi. E purtroppo non sempre è capito questo e non sempre è praticato, al di là dei problemi che possono nascere da una gestazione difficile, problematica. C'è da pensare quanto è invece fruttuosa, quanto è bella, quanto è ricca di grazie una gestazione veramente positiva e costruttiva, soprattutto religiosa. Se la mamma in gravidanza prega, ha una vita religiosa intensa, questa rimane impressa e sentita dal bambino come un fatto naturale, congeniale, costitutivo della sua anima, della sua vita psichica e fisica. E in tutto questo lavorano molto insieme gli angeli della mamma e gli angeli del bambino. Gli angeli della madre collaborano con gli stessi angeli dei bambini. Sono 9 mesi stupendi e meravigliosi. Più volte nelle apparizioni a Ghiaia di Bonate la Madonna ha raccomandato di far pregare i bambini e per quel tempo dicevo di pregare per i poveri peccatori. Questa parola poveri che usa la Madonna è proprio un segno della sua grande misericordia, ma sappiamo che i peccatori a cui si riferiva la Madonna erano soprattutto i grandi peccatori, quelli che avevano scatenato la guerra, che conducevano la guerra e che facevano tutte queste cose. E diceva la Madonna che questi poveri peccatori hanno bisogno della preghiera dei bambini, sottolineava la preghiera dei bambini, si rivolgeva Adelaide che aveva 7 anni. La Madonna che è in cielo vede costata il grande potere che hanno le preghiere dei bambini presso Dio Padre e sul cuore di Gesù, suo figlio. Per questo ha voluto raccomandarci di far pregare i bambini, perché i bambini sono i prediletti di Dio per la loro innocenza, la semplicità del loro cuore. Non solo far pregare i bambini per insegnare a loro le preghiere, ma anche per usare, vorrei dire sfruttare, la preghiera dei bambini, dei propri figli, per avere qualche grazia, tante grazie. La preghiera dei bambini apre il cuore del Padre Celeste, il cuore di Gesù, all'ascolto e all'esaudimento. I genitori devono capire l'importanza di far pregare i loro piccoli con preghiere spontanee, e poi anche con formule di preghiera secondo tante intenzioni. Anche le intenzioni sono importanti, perché il bambino capisce la preghiera quando gli dici è per questo, è per quello. Ecco, quindi ci vuole un'intenzione sia all'interno della famiglia, per i bisogni magari della famiglia, di salute, di provvidenza, di lavoro, di guarigione, perché i bambini vanno resi responsabili, coscienti delle situazioni dei propri cari, ma anche delle difficoltà dei propri cari. Non messi nella bambagia, non far sapere niente il bambino. No, no, prega, guarda, la mamma non sta bene, prega. Il papà fa fatica nel lavoro, preghiamo per lui, preghiamo. Per queste intenzioni, ma anche per pregare per le situazioni esterne alla famiglia, per i bisogni di pace, di giustizia,
di solidarietà nel mondo, rendendoli anche così impegnati a soccorrere le necessità spirituali e materiali del prossimo. La preghiera li rende sensibili, li rende responsabili quando diamo loro motivi per pregare, intenzioni di preghiera. E proprio perché la preghiera dei bambini è molto potente e efficace presso Dio, che il demonio odia i bambini. Il demonio odia i bambini, questo lo dobbiamo sapere, e li vuole distruggere. E guardate, proprio anche in questi giorni vediamo come Satana oggi si accanisce proprio contro i bambini. Satana si serve degli adulti, qualche volta anche purtroppo dei genitori o dei parenti stessi. Adulti fanatici o adulti alcolizzati o adulti drogati o depravati o perversi o delinquenti, si serve di loro per indirizzare i bambini al vizio, per fare strage anche fisica di bambini, per ucciderli, per cuoterli, fino a violentarli, a scandalizzarli, a schiavizzarli, seviziarli. E sappiamo, i bambini hanno bisogno di grande protezione, di grande aiuto degli angeli, oggi ancora di più di una volta, soprattutto degli angeli che allertano i genitori, per esempio sui pericoli che corrono i bambini di oggi, sottolineo, per esempio il pericolo della pornografia, bambini che attraverso il PC o il telefonino guardano cose che, ecco, avete già capito. Per esempio sui pericoli del fumo, dell'alcol, della droga, del gioco. Genitori che attraverso i loro angeli dovrebbero essere allertati sui pericoli delle compagnie cattive, degli amici non buoni, e anche dei pericoli più semplici e più normali di incidenti legati a carenze di sicurezza. Una mamma qualche anno fa racconta che in una notte è stata svegliata da aver sentito una parola forte: alzati, credendo fosse un sogno, una suggestione, è tornata a dormire, ma ancora una voce più forte l'ha risvegliata: alzati. È impressionata, si è alzata, si è decisa ad alzarsi ed è andata nella camera dei bambini e ha visto il piccolo di 22 mesi che era scivolato giù dal lettino, tutto arrotolato su nelle coperte come un salame che stava soffocando. Immaginate lo spavento di questa mamma e poi la riconoscenza per l'angelo custode di questo piccolo che gli aveva gridato: alzati, c'era il pericolo. Tornando alla Madonna, noi dobbiamo pensarla come una buona mamma che prende tutte le precauzioni per proteggere i propri figli, soprattutto quando sono in pericolo, quando possono entrare in tentazione, quando persone negative possono insegnare a loro il peccato o, peggio ancora, il vizio. Anche San Paolo, abbiamo sentito nella seconda lettura, agli Efesini ci ha ricordato il suo impegno di ammonizione, quindi di richiamo, di monito per ben 3 anni, il dovere nostro di vegliare, di custodire, di proteggere con 1000 cautele, precauzioni e prudenze le persone che ci sono affidate come pecore al pastore. Ci sono attenzioni e cautele dirette, come quelle che possiamo prendere, come quelle della messa, della preghiera, del rosario, sono le prime da realizzare, perché ottengono tante grazie come difesa e protezione nostra e dei nostri cari. Ci sono anche precauzioni, diciamo, accorgimenti, previdenze indirette, come i sacramentali che benediciamo dopo la messa, le candele benedette, l'acqua benedetta, l'olio, il sale, le foto, gli indumenti benedetti. A proposito, mi raccontava qualche giorno fa un padre di famiglia che aveva ricevuto da una persona che frequenta il nostro gruppo le candele benedette. Era la vigilia della festa di Halloween e lui aveva 2 figlie, 2 ragazze di 14-15 anni. Immaginate questi adolescenti per Halloween, i progetti di vestirsi, di truccarsi, dolcetti, scherzetti, tutte gasate per quella sera.
E lui, prima di lasciare le figlie a casa per andare con la moglie al ristorante, aveva acceso due candele, le due candele benedette sul camino, e poi era andato. Quando è tornato, con somma sua meraviglia, ha trovato le figlie tranquille attorno al tavolo a chiacchierare con le amiche, con gli amici, dopo aver mangiato la pizza, lì nessuno si era vestito di Halloween, nessuno si era truccato, nessuno era andato in giro, nessuna festa, erano lì tranquille a chiacchierare. E prima progetti su progetti di Halloween. Ora lui dice che ogni volta che c'è una tensione, un litigio in casa o qualcuno che sta male, accende ancora la candela benedetta e tutto si calma. Nelle nostre famiglie di oggi, più che da tutte le parti, entrano davvero tante negatività e a volte anche veri e propri demoni. Allora è importante e necessario che noi preghiamo la Madonna, regina della famiglia, regina degli angeli e degli arcangeli, perché sempre con potenza ci difenda e ci protegga, unitamente però alla nostra responsabilità, al nostro impegno di tutela, di controllo, di salvaguardia, sia di noi stessi come dei nostri cari, soprattutto quelli più giovani e più piccoli.